Dopo la sconfitta di una settimana prima contro i Torconcali, già Marina si riscatta alla grande rifilando un poker alla Sampirana, che invece giungeva dalla vittoria ottenuta contro il Football Cava. Adesso la classifica per i biancorossi di casa inizia a farsi più decorosa. L'Igea fa valere la propria vivacità fino alle prime battute. Il tiro di Mina Capilli finisce lontano dalla porta di Zollo. Non è da meno quello dalla parte opposta di Bravaccini, più preciso il compagno Pippi, che chiama la freccia a terra Forlani. La punizione invece Mema spaventa la porta difesa da Zollo. È un campanello d'allarme perché la Sampirana non riesce a impensierire Forlani, se non con questo timido tentativo di Collini. Invece la punizione di Lorenzo è da dimenticare, ma sul fine di tempo l'Igea Marina viene premiata. Bella vista va via sulla destra, mettendo al centro un pallone per la testa o il braccio di Marchini. Zollo respinge, ma oltre la linea di porta per il diritto di gara non sono ammesse repliche, anche se lo stesso estremo ospite protesterà per un tocco di mano. Ma la platea si alza in piedi quando il folletto Bella Vista inventa, aprendo alla perfezione per il libero Bocchini. Difesa ospite ferma a guardare, e per il numero 4 un gioco da ragazzi siglare il 2-0. Nella ripresa si attende la reazione della Sampirana, che avviene puntualmente quando Pippi, servito, spara in direzione porta. Forlani ci mette i pugni. Lo stesso Pippi è nuovamente protagonista con un'azione in posizione defilata che trova pronto alla respinta Forlani. Giamarina non guarda in faccia a nessuno e Bocchini, lasciato per la seconda volta da solo in area di rigore, trova il diagonale vincente per il 3-0. Via a questo punto al Festival della Felicità. La reazione ospite è affidata al piede caldo di Collini. Ottimo il tiro, altrettanto valida la risposta di Forlani. Tra un tempo e un altro Lorenzo dimostra di non avere feeling con i calci piazzati. Anche in questo caso il pallone si alza sopra la porta difesa da Forlani. L'Igea batte velocemente questa punizione con Pirini. Appoggio corto per Abbondanza, attraverso da tutt'altra parte dove Bella Vista scarica il destro sul fondo. Nel primo piano stretto di Giacomo Alpini vediamo questa bella occasione creata da Lorenzo con Forlani che vigila sulla traiettoria. Lo stesso Lorenzo va a prendersi su questa punizione battuta dal compagno Magrini il pallone che getta di rabbia in acrobazia in fondo al sacco. 1-3 e magra consolazione per la formazione di San Piero in Bagno. Trame di bel gioco che proseguono questa volta ad essere chiamati in causa il neo entrato Battistini, ma Forlani di concedere il bis non ne ha proprio voglia. Dal conseguente corner il portiere esce malamente, dando l'opportunità a Magrini di dimezzare ulteriormente le distanze. Nulla da fare, e sul capovolgimento di fronte l'Igea sigla il poker, scavetto davanti a Zollo a cura di Loi, a completare una giornata trionfale per i colori di casa della Sampirana. L'ultima occasione del match ad opera di Battistini.